termina per fortuna dell'Inter in curva. Sì, forse una delle poche azioni in cui lo Sturm Graz cerca, è andato sul fondo, ha cercato insistentemente questa azione, non ha avuto sbocchi. Abbiamo visto Haas come si è lamentato con i propri compagni di squadra, non avendo sbocchi centralmente, ha allargato l'azione per sulla fascia. C'è stato un cross dove insomma non preda della difesa interista, però abbiamo visto come solo andando sulle fasce, e credimi, è difficile che questo campo congelato si riesce a fare qualche azione degna di nota. Qui sul rinvio di Pagliuca Haas ha provato il gol dell'anno e c'è stata un po' di disattenzione da parte della difesa interista. Guardate Lucescu, non è contentissimo di alcune sbavature, alcune disattenzioni, ma finora l'Inter sta tenendo 0-0. Siamo arrivati al 41esimo del primo tempo. Ecco, qui rivediamo lo sfogo di Haas, che non aveva nessuno a cui appoggiare il pallone, e qui lo Sturm ha perso una buona opportunità. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, punteggio di 0-0 che fino al momento qualifica l'Inter ai quarti di finale di Champions League, ma c'è ancora da giocare tanto e magari anche da soffrire. Tanto il tocco all'indietro di Haas, l'inserimento di Foda, lancio in avanti verso Schopp, buona la combinazione che può portare al cross Kocian, atteso da Colonnese, il cross di Kocian, palla dentro per Neukirchner, salvataggio di Bergomi e calcio d'angolo, il primo della partita per lo Sturm. Qui ha veramente rischiato l'Inter. Ha rischiato l'Inter, ma è stato bravo Beppe Bergomi, ho avuto l'impressione per un attimo che volesse intervenire di testa, il pallone si è improvvisamente abbassato, col ginocchio è riuscito a allungare il pallone in calcio d'angolo. È pronto a battere il capitano Reinmeier dalla bandierina, ecco lo spiovente sul quale il pallone è stato allontanato da Simeone. Ancora Reinmeier prova a lanciarlo al volo, colpisce malissimo ma riesce a tenere il pallone in campo, evitando così di regalare una rimessa laterale all'Inter. Poi retropassaggio rischioso, Sidorčuk fuori dalla sua area di rigore per anticipare Ronaldo, il tocco verso Schupp, Foda, Schopp, lo chiudono in due, è bravissimo ad evitare Zelias, servendo ancora Foda, l'apertura a sinistra nella zona di Reinmeier, prova a girare subito verso Posch, in area di rigore c'è anche Kocian, pronto al cross Posch, la deviazione di Sanetti provoca il secondo calcio d'angolo in favore dello Sturm che sta chiudendo il primo tempo in attacco. Secondo calcio d'angolo, l'Inter ne ha battuti tre, siamo sempre 0-0. Ed è pronto a battere ancora una volta il capitano Reinmeier. Lo spiovente di Reinmeier e il colpo di testa di Simeone che allontana sul primo palo, possibilità di contropiede affidata a Djorkaeff, fronteggiato da Posch. Ronaldo lo accompagna Zelias, sta scattando velocissimo Silvestre, ancora Ronaldo. Ronaldo circondato da maglie nere, poi va giù. C'era stato, ci sembra, una trattenuta di Popovic ai danni di Ronaldo, che comunque non ha protestato, tutto regolare, ma per un attimo si è avuta l'impressione che Ronaldo potesse scattare verso la porta di Sidorčuk. C'è stata la trattenuta tra l'altro su un rimpallo è riuscito ad andare verso la porta, però devo dire che aveva commesso un errore qui Ronaldo, perché sulla sinistra poteva servire Silvestre che era diretto verso la porta completamente solo. Ha battuto Sanetti, la punizione che si era procurato l'argentino stesso. Zelias ha lanciato verso Winter, sovrapposizione di Sanetti, tocco all'indietro di Winter che scambia con Zelias. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, punteggio di 0-0 a Graz, il lancio è verso Ronaldo, colpo di testa all'indietro, rischia un po' anche l'autorete qui Foda, ma ne viene fuori un colpo di testa docile, tranquillo per Sidorčuk, che ha subito giocato il pallone verso Popovic. Guardate Osim, lo chiamavano Strauss quando giocava, e qui sembra proprio un direttore d'orchestra che si arrabbia per questo disimpegno un po' rischioso dei suoi difensori. Manca la bacchetta in mano e poi dopo sembra effettivamente un direttore d'orchestra, ma lo è come carisma, come si fa sentire, come prontola. Simeone dentro per Djorkaeff, che aveva effettuato una bella finta per liberare l'argentino sul passaggio di Ronaldo. Rilancio di Posch, intervento di Colonnese, di testa Sanetti ma troppo corto, ne approfitta Posch, Sanetti si fa perdonare la disattenzione, poi arriva Reinmeier chiuso in fallo laterale da Colonnese. Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo.
che mentre sta per scadere il tempo regolamentare si entra nel minuto di recupero deciso dall'arbitro polacco Granat, segnalato dal quarto uomo, punteggio sempre di 0-0. Ecco Popovic invitato dall'arbitro a fare in fretta, il tocco è su Schupp. Popovic di esterno in avanti, l'intervento di Galante in anticipo su Haas, Zelias, lo scatto di Djorkaeff, ancora Djorkaeff, in area c'è soltanto Ronaldo, scivola Djorkaeff, riesce a controllare il pallone, poi lo ferma Popovic, ancora il francese, limite dell'area, implora il pallone Simeone sul cross, Milanic allontana, è rimasto a terra Popovic. Nello scontro precedente con Djorkaeff mandano il pallone fuori i giocatori dello Sturm, esattamente Haas, ecco inquadrato Ranko Popovic, difensore jugoslavo. Ci sono nello Sturm il portiere polacco Sidorchuk, lo jugoslavo Popovic, lo sloveno Milanic, grande amico e interprete di Giuseppe Giannini quando l'ex romanista militava nello Sturm, e c'è poi anche il tedesco Schupp. Qui l'Inter ha sportivamente restituito il pallone allo Sturm, mentre rivediamo il contrasto e il fallo nettamente involontario di Djorkaeff su Popovic, che si è fortunatamente rialzato senza problemi. Sì, l'immagine è chiarissima, l'intervento involontario, comunque gli è andato con quei tacchetti sul piede. Si chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0 allo stadio Arnold Schwarzenegger fra Sturm e Inter, primo tempo molto guardingo, dominato dalla prudenza, molto chiuso sul piano tattico. L'Inter e lo Sturm hanno badato soprattutto a non farsi male, poche occasioni da gol, ma comunque un Inter più viva, più intraprendente, più decisa di quella vista a Vicenza domenica scorsa in campionato. Dunque 0-0, punteggio che ricordiamo qualificherebbe l'Inter ai quarti di finale della Coppa dei Campioni dopo 17 anni dall'ultima volta, e punteggio quindi che adesso dovrà essere mantenuto e difeso nel secondo tempo. È tutto per il momento, in linea alla regia, ma diamo un'occhiata prima al riassunto statistico del primo tempo. Con lo Sturm che ha tirato in porta di più, quasi in equilibrio il numero di tiri complessivi, 3-2 i calci.